Buongiorno a tutti, oggi siamo qui con Rossella Lombardozzi, una delle organizzatrici dello Startup Weekend. Avremo il piacere di farti qualche domanda. Da cosa nasce l'idea di utilizzare un format nel quale i giovani possono dare libero sfogo alle loro idee? Nasce dal fatto che noi, come io lavoro per l'associazione UNOF, che a Parma da 8 anni organizza questo tipo di iniziative, nasce come spazio per l'occupabilità, l'imprenditorialità giovanile soprattutto, e quindi è connesso ad una serie di iniziative che già portiamo avanti da anni. In particolare lo Startup Weekend è un format internazionale, non è rivolto solo ai giovani in realtà, però sì che è rivolto a persone che hanno delle idee, vogliono svilupparle in un tempo molto concentrato, in maniera molto concreta, e trovare persone che possano aiutarle. Quindi, per rispondere alla tua domanda, è quello che stiamo facendo adesso, lo Startup Weekend, rimane in linea con quello che abbiamo sempre fatto, e in più è un evento importante, nel senso che è un format internazionale che portiamo a Parma per la seconda volta, e è un'occasione più specifica, più mirata, in questo caso all'individuazione di soluzioni per la sostenibilità alimentare. Quindi è un supporto che diamo per trovare idee innovative in questo campo. Cosa si prova ad essere organizzatori di questo evento, e che cosa ti ha lasciato quest'ultima edizione? Allora, quello che mi ha lasciato lo saprò domani quando finiamo, ogni giorno è diverso. Cosa si prova? Molta soddisfazione, perché è un lavoro in team, quindi comunque è un lavoro che inizia 4, 5, 6 mesi prima, e quindi è un processo, tu vedi un processo, e alla fine, quando sei nell'evento, vedi quello che tu hai solo immaginato realizzarsi. Anche tanta stanchezza, obiettivamente, perché è un weekend intenso, però sicuramente soddisfazione, e speriamo anche che sia utile per chi partecipa. Io ti ringrazio per questa chiacchierata, e grazie per averci trasmesso il tuo entusiasmo in questo evento. Grazie mille. Grazie.